Un anno ricco di iniziative, impegno, lavoro quotidiano. Una giornata per ritrovarsi e condividere i numeri e le esperienze che raccontano la strada percorsa da tutta la rete di Libera. Nell'Assemblea regionale è stato presentato il bilancio sociale, che racconta di una rete in continua crescita, capace di strutturarsi nel territorio, organizzare eventi, impegnarsi nella gestione dei beni confiscati, approfondire e incontrare la cittadinanza. Quest'anno abbiamo battezzato un presidio in ogni volta che c'è stato il coordinamento regionale. Presidi che sono stati alcuni della provincia di Torino, presidi che sono invece altri delle varie province. Quindi sicuramente questo vuol dire che il lavoro continua, che la rete cresce, che c'è un radicamento importante sul nostro territorio. Oltre al bilancio dell'anno e ai prossimi importanti eventi che ci vedranno protagonisti, l'Assemblea è stato un momento formativo grazie alla partecipazione di Giuseppe Salerno, GIPA Torino, e Alberto Perduca, procuratore aggiunto a Torino. I loro interventi hanno delineato, da una parte, il quadro dei sequestri messi in atto con l'operazione Minotauro e dall'altra hanno dipinto la struttura dell'Andrangheta Torino, composta da andrine locali legate da vincoli di sangue. I 117 milioni di euro di patrimonio sequestrato sono il primo passo di un percorso più complesso, come spiegato da Alberto Perduca. A questo risultato si è pervenuti utilizzando una disposizione di legge che consente nei confronti di persone indiziate di crimini, di delitti di criminalità organizzata, di procedere al sequestro dei beni qualora questi siano di valore sproporzionato ai redditi dichiarati o alle attività lecite svolte.